Buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Veronesi Protagonisti. Questa sera in studio con noi il presidente della Camera di Commercio di Verona, Giuseppe Riello. Benvenuto, presidente. Grazie a voi. Qualche giorno fa una convention importante, la convention mondiale delle Camere di Commercio italiane all'estero. È stato un appuntamento importantissimo per Verona e non solo. Beh, innanzitutto è una importante manifestazione che è la seconda volta che viene fatta a Verona. E riunisce tutte le camere di commercio italiane all'estero, che sono una struttura particolare perché sono riconosciute dal governo, sono delle strutture totalmente private, quindi a differenza di quelle italiane, hanno una piccola contribuzione e operano sui paesi stranieri più lontani. Nello specifico c'erano 55 nazioni rappresentate e una settantina di camere di commercio di questi paesi. Sono fondamentalmente imprenditori italiani che nel tempo sono andati a lavorare in questi paesi e hanno pensato bene di costituire la Camera di Commercio italiana all'estero di quel paese o di quella località e dopo qualche anno vengono riconosciuti per la struttura e offrono una serie di attività e di servizi per le aziende che volessero andare in quel paese per fare il proprio business. Ricordiamo, oltre 1000 incontri B2B, poi quindi rapporti commerciali che sono nati, scambi proprio nella nostra città, e questo evento ha permesso di sottolineare ancora una volta il ruolo strategico della Camera di Commercio per lo sviluppo economico e commerciale, ovviamente anche all'estero. Assolutamente. Allora, queste Camere di Commercio sono un po' gestite da Assocamere Estero, che è l'associazione che le riunisce, e svolgono un ruolo che è assolutamente fondamentale, perché oserei dire, proprio perché sono gestite un po' come le Camere di Commercio in Italia, da privati, funzionano veramente bene. Io come imprenditore personalmente con delle aziende di famiglia ho avuto l'opportunità di usare alcune di queste camere, per il quale si paga una specie di quota associativa, ma si ha una serie di servizi su quel territorio e quindi soprattutto per le aziende medio-piccole è fondamentale. Nello specifico noi abbiamo fatto oltre 1000 incontri B2B tra queste Camere di Commercio e gli imprenditori del Veronese, ma non solo del Veronese perché sono venuti da tutta la regione, che da quello che ho sentito hanno avuto un ritorno molto importante perché si stanno aprendo delle prospettive economiche rilevanti per quei paesi. Lei è presidente dal 2014, nel 2015 arriva la riforma che ha depotenziato, diciamo così, la Camera di Commercio, almeno dal punto di vista economico. Nonostante questo siete riusciti ad andare avanti con numerose iniziative, dalla scuola al commercio all'impresa. Certamente, diciamo che la riforma è nata proprio quando subito dopo che sono stato eletto e quindi io mi sono ritrovato in una fase di transizione da una Camera di Commercio che aveva determinate caratteristiche ad una nuova Camera di Commercio. Fortunatamente noi come Verona, come per tante cose, abbiamo un substrato economico molto forte, molto importante, eppur avendo avuto una riduzione delle entrate, perché dobbiamo considerare questo, del 50%, siamo riusciti più o meno a fare quasi tutte le attività che si facevano anche prima. Teniamo presente che noi abbiamo un bilancio in pareggio, se non addirittura in avanzo di pareggio, e quindi abbiamo un patrimonio molto cospicuo che è stato creato negli anni di buona attività e buona gestione. Perché su una cosa importante ragionare è che la Camera di Commercio è sì un ente pubblico, ma è gestito da privati. Quindi ha, diciamo, una doppia anima, ha l'appeal del privato che ha un certo modo di operare su una struttura che invece è pubblica. Per cui devo dire è un abbinamento assolutamente fondamentale e positivo. Poi Verona è una provincia importante, ha saputo valorizzare anche i soldi che erano rimasti, quindi quelli dopo la riduzione, e a fare una serie di attività molto simili a quelle che faceva prima, ovviamente magari in misura ridotta, ma più specificatamente in alcuni settori.
Abbiamo sfruttato anche tutte le leve della legge, della normativa nuova, per cui siamo riusciti ad avere un piccolo aumento del contributivo che è stato specificatamente dedicato su tre progetti fondamentali. Uno sicuramente è quello che reputo uno dei più importanti, perché avendo due figli che fanno il liceo me ne rendo conto direttamente, che è scuola-lavoro. E quindi la Camera di Commercio si è trovata in prima fila nel fare da connettore tra le aziende che ricevevano questi ragazzi e le scuole che dovevano fornire questi ragazzi, i quali dovevano fare un certo numero di ore per completare questo percorso. Non solo, ma la Camera di Commercio ha contribuito e tuttora contribuisce, abbiamo appena approvato oggi il bando per il 2019, le aziende che ricevono questi ragazzi, quindi sostanzialmente viene fornito un voucher, un gettone per in qualche modo per compensare quello che possa essere il disagio di avere questi ragazzi che talvolta sono in terza liceo, quarta liceo, quindi sono giovani, molto giovani. E questo è un progetto importante. Il secondo progetto era quello dell'industria 4.0, altro progetto importante per il quale abbiamo avuto anche qui un contributo che abbiamo portato avanti insieme con le categorie economiche e questo ci ha permesso di essere assolutamente sempre tra le prime Camere di Commercio in Italia, intorno alla quarta posizione sotto tutti i punti di vista. La Camera di Commercio è l'osservatorio per eccellenza, insomma, sulle imprese del territorio. Dopo anni difficili di crisi, dal 2008 in poi, c'è stato un lieve recupero, un ottimismo tra gli imprenditori c'è. Lo percepite anche voi all'interno dell'ente istituzionale o la ripresa è ancora timida? Allora, non vi è alcun dubbio che quello che è stato il momento difficile del 2007, 2008, 2009, della crisi molto forte, oggi l'abbiamo superato quel tipo di crisi. Certamente siamo ancora in difficoltà nel riprendere la crescita e quindi nell'avere una crescita che comincia ad essere costante e continuativa nel tempo, per cui si è sempre un pochettino ballerini su quello che è la crescita. Un trimestre va bene, il trimestre successivo cala un attimo, il terzo trimestre aumenta e quindi non c'è ancora questa stabilità di crescita e questo si percepisce a tutti i livelli, ma penso che si percepisca in tutta Italia ed è anche un aspetto che riguarda un po' tutta l'Europa. Noi cerchiamo di fare il nostro, quindi di dare un supporto, un aiuto per cercare di ovviare, come è stato fatto nei periodi di crisi, a questi momenti che tutto sommato sono soddisfacenti. Marzo 2019 è una data importante, scadrà il suo quinquennio da presidente. Un bilancio di questi 5 anni? Bah, io devo dire che è un bilancio assolutamente positivo. Personalmente sono cresciuto molto, è stata un'esperienza fantastica. Io l'ho presa un po' come sono gli insegnamenti della famiglia da cui provengo, di mio padre, molto seriamente, quindi impegnandomi molto, per cui mi ha portato via anche molto tempo rispetto all'attività lavorativa che svolgo. E certamente non ho accettato questo incarico quando mi è stato proposto per tagliare i nastri, non mi interessava, ma per lasciare un segnale o qualche cosa di buono. Penso che qualcosa di buono siamo riusciti a farlo. E c'è un nuovo mandato in ballo, le categorie si sono sostanzialmente accordate, vorrebbero che io riconfermassi il mio mandato per il prossimo quinquennio, però 5 anni sono impegnativi e io per il momento ho dato la mia adesione, ma valuterò il da farsi un po' prima delle elezioni. Comunque possiamo sperare di avere ancora Giuseppe Riello presidente della Camera di Commercio per i prossimi 5 anni. Allora, per me è un onore essere a Verona e fare il presidente della Camera di Commercio, quindi non posso essere altro che grato. Certamente torno a dire che è un impegno veramente importante, quindi di conseguenza è solo una questione di tempo disponibile, sia per la famiglia che viene portato via, perché come vi potrete immaginare la Camera di Commercio è chiamata ad essere presente in tante manifestazioni e quindi anche il mio tempo è sempre molto limitato, quindi alla fine. In ogni caso, come immagina la Camera di Commercio dei prossimi anni? Come la vorrebbe? Come la immagina? Oserei dire un po' come la ristrutturazione della sede che è stata fatta. Se lei viene oggi nella Camera di Commercio, vede una Camera di Commercio
in cui la situazione è molto moderna, molto fresca, molto innovativa, molto nuova, con soluzioni innovative. Funzionale. Funzionale assolutamente, dove si sono creati degli spazi che sono adibiti all'utilizzo dell'economia locale, quindi facilmente usufruibili. Cioè abbiamo una piazza che viene definita la piazza dell'economia, dove si possono fare gli incontri, dove si fanno i B2B. E un po' io la vedrei così, ancora sempre più smart, più rapida, più veloce nelle decisioni. Purtroppo molte volte, essendo comunque una struttura pubblica, deve sottostare a quello che è la burocrazia che in Italia sta ammazzando letteralmente l'economia. Ringraziamo il presidente della Camera di Commercio di Verona, Giuseppe Riello, che è venuto a trovarci nei nostri studi questa sera. In bocca al lupo per questo fine anno e per il prossimo, che sarà comunque un anno importante. Assolutamente, grazie a voi.